In diretta, la Santa Messa dalla Chiesa Maria Santissima delle Grazie, Castel San Giorgio, Salerno. Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli, cari amici, celebriamo l'Eucaristia nel giorno del Signore. Per un giorno, per una domenica, la nostra comunità si allarga a tutti i confini della nostra regione Campania e alle regioni limitrofe vicine, attraverso il canale 696 di Otto Channel. E allora vogliamo accogliere tutti nella nostra comunità parrocchiale e celebrare quello che è il giorno di festa di noi cristiani, che è la domenica. In questa domenica Gesù ci invita ad essere sale e luce della terra, ad essere discepoli che danno sapore e luce a questa umanità. E allora, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, vogliamo riconoscere il nostro peccato, vogliamo riconoscere la nostra difficoltà, la nostra fragilità e aprire il nostro cuore a Dio e chiedere umilmente la sua misericordia. Confesso a Dio onnipotente. Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
terra e l'uomo di tua volontà. Dio, che nella follia della croce manifesti quanto è distante la tua sapienza dalla logica del mondo, donaci il vero spirito del Vangelo, perché ardenti nella fede e instancabili nella carità, diventiamo luce e sale della terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo: il giusto risplende come luce. Il giusto risplende come luce. Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Il giusto risplende come luce. Egli non vacillerà in eterno. Eterno sarà il ricordo del giusto. Cattive notizie non avrà da temere, saldo il suo cuore, confida nel Signore, il giusto risplende come luce. Sicuro è il suo cuore, non teme, egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria, il giusto risplende come luce. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza. Perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio. Thank you.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Cari amici, cari fratelli e sorelle, celebriamo l'Eucaristia nel giorno del Signore, domenica 5 febbraio, quinta domenica del tempo ordinario. E abbiamo detto che per un attimo, in questa domenica, le mura della nostra Chiesa si fanno un po' più grandi e accolgono tutte le persone che in questo momento ci seguono su 8 channel del digitale terrestre. E allora, cari amici, come in ogni domenica ci lasciamo illuminare dalla parola di Dio che ancora oggi a larghe mani ha donato alla nostra vita. Abbiamo ascoltato il Vangelo di oggi e il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi si situa alla fine del discorso della montagna che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Gesù ci ha chiesto che chi vuole seguire Lui deve scoprire la beatitudine, la felicità nelle avversità della vita e nelle persecuzioni. Anche noi saremo beati quando inizieremo ad essere con il cuore nella felicità, anche quando la vita non ci sorride. Chi segue Lui, Gesù, attraverso le beatitudini, è chiamato a diventare sale della terra e luce del mondo. Gesù ci dice che ognuno di noi, ogni discepolo di tutte le ere, siamo chiamati ad essere luce e sale per il mondo. Due immagini, due segni, sale e luce, che indicano qualcosa di profondo. E allora cerchiamo di capire il sale nella mentalità, nel tempo di Gesù, che cosa voleva dire. Innanzitutto il sale nell'antichità serviva per compiere un patto. Quando due eserciti si fronteggiavano nella guerra e facevano all'ultimo la pace, si stabiliva, si sanciva un patto con il sale. Di solito si dice un patto di sale, oppure sulle offerte di offerta agli dèi si metteva il sale che dava il sapore. Era segno dell'alleanza, dell'amicizia che si ristabiliva tra l'uomo e Dio. Ma il sale, poi nell'uso comune, serve per dare sapore alle pietanze, ma anche per conservarlo. Forse qualcuno più anziano tra noi ricorda che una volta invece dei frigo c'erano il sale che conservava i prodotti. E Gesù aggiunge della terra. Gesù sta parlando della terra di Israele e in Israele c'è un mare che è chiamato il Mar Morto. Questo lago, che non è un mare, è un lago, questo lago ha un indice di salinità molto alto. Pensate che non riescono a vivere i pesci, è talmente che è salata la sua acqua.
Eppure questo lago così salato, così inospitale per la vita, fa tanto bene all'uomo. Difatti i nomadi che percorrevano quelle regioni usavano quel sale per riscaldarsi durante il loro cammino. Cari amici, a noi cristiani, discepoli del 2017, Gesù che cosa vuole dire? Che bisogna essere discepoli in modo saporito. Bisogna dare testimonianza di Gesù in modo saporito. Noi, la nostra testimonianza di cristiani, di discepoli, passa attraverso il sapore che sappiamo dare alla vita. Ma quello che mi colpiva è anche il fatto che i nomadi lo usavano per riscaldarsi. Oggi viviamo in una società fredda, dove le relazioni non sono più relazioni di cuore e dove si sperimenta in tutti gli ambiti sociali, lavorativi, familiari, una freddezza dei rapporti. Noi cristiani siamo chiamati invece a portare il calore della tenerezza, il calore dell'amore, quel calore che nasce da Dio. E poi Gesù richiama l'immagine della luce, la luce che risplende. L'abbiamo ascoltato anche nella prima lettura. L'uomo che vive facendo del bene agli altri risplende come luce. E abbiamo pregato nel Salmo, il giusto risplende come luce. Quant'è che allora noi risplendiamo nella nostra vita? Ce l'ha detto Isaia. Risplendiamo nella nostra vita ogni volta che sappiamo condividere il pane con l'affamato, la nostra casa con il forestiero e quando sappiamo accogliere gli altri. La luce si sprigiona dai nostri volti, dal nostro corpo, ogni volta che sappiamo amare. Ogni discepolo è luce, ognuno di noi è luce, quando nelle sue opere verso il fratello sa testimoniare l'amore di Dio, non facendo sentire nessuno escluso. Essere sale e luce, per noi discepoli, passa attraverso la concretezza delle nostre scelte quotidiane. Ogni giorno noi dobbiamo essere nel mondo e nella società sale e luce. Quando la nostra vita cristiana si riduce a timbrare il cartellino come gli impiegati, oppure quando la nostra vita cristiana è tutta facciata e niente sostanza, in quel momento non siamo più sale e luce, perché perdiamo di sapore e non risplendiamo più. Quanti cristiani, cari amici, ancora oggi continuano ad essere sale e luce? Quante persone in giro per il mondo continuano ad essere punti luminosi ai quali noi guardiamo e ai quali davvero noi ci riferiamo? Pensiamo per un attimo, cronaca di questi giorni, a quella foto che sta girando di quelle tre anziane sull'isola di Lesbo, tre donne anziane sedute su una panchina nell'isola di Lesbo, che con un bambino siriano in braccio lo allattano con il biberon e lo giocano, fanno giocare. Queste sono persone che sanno far risplendere la luce anche nelle tenebre del mondo. Pensiamo oggi alla giornata di preghiera per la vita. Madre Teresa di Calcutta, questa piccola donna, così piccolina, piena di ruca e bassa, che nelle tenebre di Calcutta, nelle tenebre del disprezzo, ha saputo accendere la luce dell'amore. Madre Teresa, quando veniva nei nostri paesi occidentali, guardando all'aborto, guardando alle persone che rifiutano la vita, diceva: dateli a me, voglio essere io la loro mamma. Quanto amore ha saputo dare nei confronti della vita. La vita è un'opportunità, diceva lei, giocala bene. La vita è un dono di Dio, rispettala. La vita è il più grande dono di Dio. Cari amici, anche noi possiamo essere luce, sale della terra, ogni volta che nel nostro mondo ci impegniamo a far tornare nelle tenebre un po' di luce,
come diceva San Francesco, Signore, dammi di essere la luce nelle tenebre. E allora lo vogliamo chiedere anche noi oggi a Gesù. Signore, noi siamo discepoli, andiamo dietro di te in questa nostra società così buia, in questa società dove manca il calore e l'affetto, e noi vogliamo portare la tua luce e il tuo sale, l'unico che dà sapore alla nostra vita. Concludiamo con un racconto ebraico. Gli ebrei tramandano ai loro figli un racconto bellissimo, che in ogni epoca dell'umanità Dio fa nascere sulla terra 36 giusti, e per questi giusti Dio continua ad amare la terra. Ogni epoca Dio fa nascere 36 persone che danno luce, anche nel nostro tempo. E allora io vorrei chiedere a voi, oggi ne siamo più di 36, siamo in tantissimi, qui in chiesa e che ci seguono per la TV. Anche noi dobbiamo essere persone giuste, persone che nella loro vita sanno portare luce, sapore alla vita. Buona missione di discepoli a tutti. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre. Fratelli e sorelle, sicuri dell'efficacia della parola di Dio e fiduciosi di essere illuminati e sostenuti dallo Spirito Santo, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente. Preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci, o Signore. Ripetiamo tutti, Signore, vieni in nostro aiuto. Signore, vieni in nostro aiuto. Per tutti i cristiani, perché sempre e in ogni luogo siano luce per quanti sono nelle tenebre, a motivo di speranza per quanti cercano Dio e la sua salvezza. Preghiamo. Per i missionari del Vangelo nelle periferie del mondo e per coloro che nelle nostre comunità sono al servizio della catechesi e della carità, perché nessuna delusione e nessuna fatica affievolisca il loro impegno apostolico. Preghiamo. Signore, vieni il nostro aiuto. Per le nostre famiglie,
perché siano il luogo dove ognuno possa sperimentare la vita cristiana come dono di sé nell'amore reciproco, fedele e tenace, preghiamo. Signore, vieni in nostro aiuto. Per noi, che oggi ci siamo posti all'ascolto della parola del Signore, perché possiamo essere gli uni per gli altri sale che dà gusto alla vita quotidiana e presenza che illumina anche la notte del dolore. Preghiamo. O Padre, rendi i tuoi figli sale della terra e luce del mondo, perché in mezzo ai fratelli siano instancabili ed umili, operatori dell'amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il pane e il vino che hai creato, Signore, a sostegno della nostra debolezza, diventino per noi sacramento di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello e Redentore, e Lui ci ha manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Mai Egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita e la parola annuncia al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza
noi ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi cantiamo l'inno della tua gloria. Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come i discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apri a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio Gesù. Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore. In comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti.
la tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprono alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi. In comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Martiri, con San Rocco nostro protettore e tutti i Santi, innalziamo a te la nostra lode, nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù, vivo e presente in mezzo a noi, ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Thank you.
Preghiamo. O Dio che ci ha resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti al Cristo in un solo corpo portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Al termine di questa celebrazione vogliamo ringraziare gli amici di Otto Channel per la loro presenza qui in mezzo a noi. E vogliamo ringraziare Don Giovanni Merola, il nostro viceparroco, della sua presenza accanto alla nostra comunità sempre, e vogliamo ringraziare anche il commercialista Enzo Della Porta, che così ha voluto portare questa trasmissione della messa, questa diretta della messa nella nostra comunità di Castel San Giorgio. E un grazie di cuore a tutti e a ciascuno, e un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguiti da casa a questa diretta della Santa Messa dalla parrocchia di Santa Maria delle Grazie e Santa Croce in Castel San Giorgio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio l'Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.